Secondo calcio d'angolo per gli uomini di Cotta, ancora Trabace si incarica della battuta. Mi correggo, non è calcio d'angolo ma punizione. Vediamo chi dei due, se Trabace a rientrare col sinistro. Nuovo fischio dell'arbitro catanese Fichera, qualcosa da ridire. Solito spintoni da una parte e dall'altra. Fiscale, ripresa del gioco, cambia. Pallone in area, rete! Bruni aveva anticipato col pittore di testa. Bruni, bel sinistro, anzi bel pallone in mezzo tagliato di testa. Bruni si è visto subito che era stato lasciato libero. Sono 8 minuti di gioco. Ottavo del primo tempo, che passato di categoria. Ferré, bella la palla, ancora un po' lunga, Trabace, vediamo l'arbitro, intervento falloso, fuori area. L'arbitro richiama verbalmente il portiere e assegna un calcio di punizione. Molti mormorii da parte del pubblico che richiedono un'ammonizione per questo intervento falloso del numero uno. Ancora lo schema di prima, due uomini sul pallone, vediamo. Stavolta è Trabace. Ancora un colpo di testa. Miracolo del portiere. Forse il pallone anche mi è sembrato dentro. Parata miracolosa, ha salvato il 2-0. Sì. Altra palla gol. Sfruttate molto bene le palle inattive, corner. Ancora Bruni. Mette dentro Bruni. È trovato, vediamo, Ferré, ancora su un calcio d'angolo, Bruni mette in mezzo, Ferré più pronto di tutti, in sacca, 2-0. Despa senza fatica, di testa, appoggia Giudici si proietta sulla fascia destra, aspetta l'inserimento, sovrapposizione di Legrenzi, si addormenta sulla palla. Legrenzi ha fatto 40 metri, è sprombattuto, rientra Giudici, anticipato correttamente, l'arbitro non è di questo parere, anticipo forse corretto, l'arbitro non è di questo parere, ferma il gioco, punizione fuori area abbastanza centrale, 2 metri oltre il semicerchio dell'area. Vediamo quale sarà l'esito di questo calcio di punizione. Fa posizionare la barriera il signor Fichera, vediamo, 2-4. Folta la barriera. No, si è ridotta. 4 uomini messi da Ziglioli, Marchesetti sul pallone. Fischio dell'arbitro, Marchesetti, palla girare, rete! Bel taglio, bel pallone
Marchesetti ha ridotto la distanza. Forse il portiere si era posizionato non bene. 30 minuti di gioco. Al trentesimo. Il mister che è uscito vittorioso con Rado Cotta l'abbiamo visto, io e il mio collega Piero Dimagrito, si presenta molto bel pimpante, un po' di sorriso glielo riesco a strapparglielo, oltre al batticuore finale del 2-1 strappato con le unghie. Seriamente mister, primo tempo caronnese, tanto tempo che il sottoscritto non la vedeva così, riusciva tutto bene, bel gioco, aperture sulle fasce, quello che porto a vedere io in allenamento lo rivedevo in campo. Quelli non c'erano, secondo merito della Caronnese, anche un po' del merito loro. Secondo tempo, già il piglio era diverso, mi è sembrato di notare, giustamente si vince 2-0. Loro sono cresciuti un po', sbagliato 3 volte, 4 volte il gol del 3-0 che chiudeva la partita, e poi avete corso dei pericoli. Tuo parere, mister? L'analisi è giustissima, poi magari entriamo nei dettagli su questo. La ringrazio che ha notato che sono dimagrito, ma visto che mi ha detto che lei ha 69 anni, le faccio io i complimenti, lo dico pubblicamente. No, l'analisi è giustissima. Il primo tempo bene, ma io sono proprio un pizzico arrabbiato per quello, perché poi siamo diventati leziosi. Dopo il 2-0 abbiamo cercato il terzo gol col colpo sotto, il terzo gol con una giocata di fine e tutto, e questa categoria non te lo permette. Il secondo tempo è normale che poi sul 2-0 noi abbiamo speso molto, il Sant'Angelo non ha preso un po' più di campo e non ci ha creato grossi problemi, però aveva campo e noi aspettavamo da un momento all'altro la chiusura della partita. Infatti sul 2-0 abbiamo avuto due grosse occasioni per andare sul 3-0 e sul 2-1 abbiamo avuto ancora l'occasione con Ligori davanti al portiere, contrabbaccio e salvataggio sulla riga, e poi abbiamo fatto un errore che a momenti ci castigano e stiamo a raccontare il 2-2. Se si ricorda, cambio gioco, un mio giocatore ha accorciato il ritardo, non si sono parlati, colpo di testa a colpo sicuro, fuori, meno male che è andata così. Però l'analisi di una partita ci sta che sbagli qualcosa, non ci sta che diventi lezioso, questo sì. A proposito di Ligori, ma il suo ruolo è attaccante? Se è una domanda provocatoria... Io non lo conosco, ho parlato con addetti ai lavori, ma sempre detto, mi fido di quello che mi dicono quando non vedo persone serie, che è tutto ma non attaccante. La sua carriera dice che ha sempre fatto l'attaccante, ha sempre giocato a 4-4-2 con i due attaccanti, a 3-5-2 con i due attaccanti, prima seconda punta, adesso col passare degli anni è diventato più prima punta, coi tre non so se possa giocare al di là della posizione centrale, ma è un attaccante, cioè, a meno che è arrivato fratello gemello io non riesco a capire, e giochi a tennis, però vabbè, questo è un altro tipo di discorso. Vabbè, ho visto un centrocampo cambiato totalmente rispetto al campionato scorso nel manovrare, con una bella mente pensante e che si muove tanto e fa tanto, come Greco, di cui anche Falsettini si è complimentato per voi che l'avete acquistato. Due parole su Greco. Greco io lo conosco forse più di tutti, perché se qualcuno gli scappa poi fra virgolette la carriera di Greco, lui nasce dal settore giovanile a Como, che è la mia città, lui gioca a Como il campionato di Serie D e lo vince come fuoriquota, e poi gira un pochino tra Chiasso, il Ginatese e queste categorie. Greco è penalizzato in questo momento, come è penalizzato qualche altro giocatore, dal fatto che è un 88, qui sembra che un 88 sia un giocatore vecchio, perché Greco è un giocatore di categoria superiore, ma non lo scopro io, cioè lo dice il curriculum, lo dice il giocatore, tutto. Greco lo conoscono tutti, se qualcuno non conosce Greco in questa categoria probabilmente non conosce i giocatori di categoria, ma come Greco, Trabace, ma come Bruni, come Lombardi, adesso io non voglio togliere o regalare niente a nessuno, questi sono giocatori ormai affermati di categoria, c'è chi ritorna dai professionisti come Bruni e c'è chi si ferma perché tante situazioni cambiano. Probabilmente se il Como conferma Greco l'anno della vittoria in C2, lui si consolida un giocatore di C2. Greco sta in interregionale come sta secondo me in C1 o in C2, assolutamente.
Volevo arrivare, siccome ho visto anche tanta gioventù, poi i ragazzi i giovani hanno, le sa meglio di me, gli alti e bassi, come attaccanti, avendo anche Federico Corno fermo ancora per sta benedetta pubalgia, non è che vi serve ancora qualcun altro? Ma io sostengo che la rosa non è a posto, lo sostengo per tanti motivi. Probabilmente oggi io ho fatto un cambio solo in funzione poi della partita di mercoledì, che farò 4-5 cambi perché fisiologicamente non possiamo domenica, mercoledì ancora Coppa Italia, domenica giocare sempre con gli 11-12 giocatori e deve arrivare. Oggi dal mio punto di vista, proprio parlando con nomi e cognomi senza problemi, ci stava il cambio di Giudici, anche se lui come ruolo è più offensivo rispetto ad Ugo per il discorso dell'età, ma non ho messo Dugo per non abbassare ancora la squadra ai 10 metri, però lì avevo bisogno di qualcosa, voglio dire, perché il giocatore che poi 93 abbiamo con le caratteristiche di Giudici è infortunato, altre alternative non ne abbiamo, cioè è questo il discorso che poi dovremo andare ad affrontare al più presto, però va bene così, andiamo avanti. Altra domanda che fatta magari da certi personaggi può sembrare provocatoria, ma mister Corrado Cotta no. Non essendoci più quei giocatori esperti che avevi in rosa l'anno scorso, non è che i giovani della tua squadra hanno acquistato in fiducia e in personalità? Si sentono più responsabilizzati? Ma anche perché hanno chi 20, chi 30, chi 35 partite sulle gambe, è un discorso poi di crescita normale. Faccio un esempio su tutti, Sandrini ed Espa sono giovani perché uno è 90 e uno, sono tutti e due 90 scusate, ma hanno 60-70 partite in Serie D e se non diventi responsabile dopo 60-70 partite va bene. Cioè il discorso le rispondo io, è chiaro che questa è una squadra diversa rispetto all'anno scorso, a meno classe. Personalità, forse personalità, ma è vero che la personalità poi deve uscire nei momenti che va in difficoltà, cioè questa è una squadra che deve giocare sopra ritmo, deve giocare sull'occupazione delle le caratteristiche sono delle squadre, no? Ci sono delle squadre che magari non hanno gamba, non hanno corsa e sono un po' più esperte, sornione, aspettano la giocata del campione fra virgolette di categoria e magari concedono poco a quello che è il gioco del calcio. Questa è una squadra che deve solamente giocare perché non ha la possibilità, la lettura della situazione di stare lì sorniona a vedere, arriva col lavoro e ci stiamo lavorando perché per dire a Mappello domenica scorsa ci hanno aggredito per 20-25 minuti, siamo stati bravi a stare lì e poi adagio adagio abbiamo preso il comando della partita e sono uscite le nostre caratteristiche, un po' come oggi se vogliamo, perché al di là del colpo di testa e della palla in attivo non hanno fatto gol, non avevamo concesso niente a Sant'Angelo, questo è un dato di fatto, sono le caratteristiche che poi ti comportano queste cose. Poi abbiamo la fortuna, scusate se vado avanti, di lavorare in una società, in una piazza dove non abbiamo mille tifosi come Lecco, che se poi il risultato non arriva, che se poi la giocata non funziona i giocatori sono sotto pressione più di tanto, le pressioni poi fanno parte del gioco, della settimana, del quotidiano, ma sono pressioni normali, cioè nessuno viene qua poi a fare tiro con l'arco o col fucile a sparare i giocatori, se è chiaro che bisogna correggerli e vanno corretti. Dai, ultime due cose poi ti lascio andare. Allora, io so che tu sei una persona che parte il tuo lavoro, ti piace già il calcio, così siamo solo alla seconda giornata, però di tutto il girone penso che avrai già visto all'opera minimo 16 squadre. C'è qualcuna che ti ha fatto un'impressione, anche se è presto Corrado, ma tu hai l'occhio lontano, c'è qualcuna che ti ha fatto un'impressione? La domanda è giustissima, 16 squadre non le ho viste, però sulle 20 del girone mi sono quantomeno documentato su 18, mi scappa un po' le squadre più lontane, voglio le neopromosse del Trentino, perché poi diventa difficile andare là a capire, magari hanno dei giocatori anche con dei cognomi vicini all'Austria, alla Germania, e quindi diventa difficile. Beh, io dico che il lotto degli squadroni, come in tutte le stagioni, ci sono. Secondo me la Vogherese ha fatto una campagna acquisti e rafforzamento straordinario. E Lecco ha appena messo due giocatori importanti, al di là che oggi ha perso Voghera, così dicono 2-0. Sì, per Gollettese, qualcosa, la fusione fra
pizzighettone e crema pergo, pergo crema, come volete, è una squadra fatta per vincere. Il Caravaggio ha portato un blocco del Castiglione, compreso l'allenatore Crotti. La Prosesto, indipendentemente da tutto, la Prosesto solamente davanti, se partiamo dalla fase offensiva a quella difensiva, io penso che ha quattro giocatori che l'anno scorso giocavano in C2 con dei discreti risultati, non apparizioni per minutaggio o squadre che fanno gioco forza la squadra materasso del girone. Quindi abbiamo già detto le 4-5-6 squadre che sono veramente da tenere in considerazione per ambienti, per abitudini e per storia, perché al di là della nuova fusione sono tutte squadre che hanno uno storico importante nei professionisti. Ascolta, l'ultima cosa, la società tu stesso, società cosa ti chiede tu stesso, dove pensi di arrivare con questa squadra? Senz'altro nelle prime quattro posizioni, quello. No, io non lo so, perché poi dopo se dico quarti e poi arrivi quinto e per differenza reti non vai ai playoff, anche se non contano, se arrivi sesto e pareggi una partita al 96esimo perché su una respinta la linea difensiva prende Lombardi sul collo, ritorna in gioco, poi dopo il calcio va documentato in base a calcio, non dal bar. Io penso che sono forse l'unico, e ribadire l'unico, che mantiene in questo momento l'equilibrio di dire facciamo un campionato a valorizzare i nostri giocatori. Mi sembra che ci siano, sbaglio qualcosa, 12 o 13 giocatori di proprietà, quindi gli 88, gli 87, gli 89, i 90, i 91, e noi andiamo avanti su questa linea. Poi le ripeto, a oggi 2 partite 6 punti non mi interessa, sono contento, è chiaro che se erano 2 partite 0 punti mi preoccupavo un pochino, però mi sta bene a dire 10 partite 30 punti, va bene, i conti si fanno alla fine, non possiamo farli adesso i conti, perché le ripeto, già abbiamo una rosa che in questo momento è al limite, perché abbiamo, come l'hai anticipato prima, Corno out, abbiamo da gestire Ferré, non sapremo se l'avremo mercoledì, abbiamo Guarino 93 fermo, abbiamo un po' di problemi del genere, non siamo in tantissimi, va bene. Mister, io avrei ancora tante domande da farti, me li riservo per il nostro prossimo incontro, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Un sorridente greco, ragazzo del 87, l'abbiamo già visto l'anno scorso nello Ginatese, ci aveva fatto una buona impressione, abbiamo avuto referenze più che ottime, oggi l'abbiamo seguito con occhio clinico, primo tempo da 7,5 nostro voto, secondo tempo leggermente calato come tutta la squadra, forse un po' meno, comunque lo trovo in tutte le parti del campo. Finiamo la partita dopo questi complimenti. Caronnese, bella, primo tempo bello veramente, tutti vi siete dati da fare, loro impauriti, stavano sulle loro, molti errori. Nel secondo tempo, non so perché o per testo, perché stavate leggermente indietro sul 2-0, poi un po' di calo fisico, loro hanno preso coraggio, sono venuti avanti, era una partita che hanno rischiato, dovevano pareggiare. Tu come l'hai vista? Io l'ho vista così, che come ha detto lei, primo tempo davvero ottimo, partenza fortissima da parte nostra, e secondo me l'unico errore che abbiamo fatto, dovevamo chiudere la partita, abbiamo sbagliato davvero tante occasioni. Anche io mi ci metto. Tu sei stato sfortunato su un rimpallo, lo stile. Però sono occasioni sbagliate, dovevo essere più concreto come qualche altro mio compagno di squadra, però e non chiudendo la partita siamo andati un po' in difficoltà, quando sbagli un gol ne sbagli un altro, loro hanno accorciato le distanze e diciamo che dopo siamo un po' arretrati noi e abbiamo rischiato di pareggiare, siamo stati fortunati alla fine. Quello secondo me è l'errore più grosso che abbiamo fatto, sbagliare troppi gol. Vabbè, l'importante è che conta vincere, avete fatto già 2 vittorie, lasciamo perdere quella di Coppa Italia. Le prime partite sono interlocutorie, bisognerà vedere in avanti come sono le squadre, di conseguenza va bene così. Come trovi l'ambiente caronnese? No, davvero, davvero splendido, è una società seria, si lavora bene, ci alleniamo bene e niente, adesso sì, siamo partiti bene. Però stiamo assolutamente coi piedi per terra, perché non abbiamo ancora fatto niente, cioè proprio adesso mercoledì andiamo a Trento, vedremo come andrà, però non abbiamo fatto niente ancora. Vabbè dai, per adesso va bene così, se ti comporti bene in avvenire avrai ancora modo di venire da noi, in bocca al lupo. Salve, grazie. Fine partita, Caronnese Sant'Angelo 2-1 per i padroni di casa,
con noi mister Fassettini, sguardo non sappiamo se è arrabbiato oppure soddisfatto di quello che ha visto in campo, sconfitta che brucia senz'altro per il gol. Prima cosa che le chiedo, il gol sbagliato a un metro dal suo numero 9 Principe, giusto? Sì, ma abbiamo disputato un primo tempo davvero brutto, con la paura, proprio impauriti da morire. Purtroppo lo sapevamo, siamo una squadra molto giovane, oggi abbiamo giocato con 7 juniors in campo, quindi credo che sia normale pagare un po' lo scotto di questa categoria, però poi il secondo tempo la squadra mi è piaciuta davvero, abbiamo aggredito bene, abbiamo messo là una delle migliori squadre del campionato, abbiamo rischiato sicuramente qualcosa in contropiede, però abbiamo avuto la palla più clamorosa della partita per pareggiare a 0 metri dalla porta, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, cose che capitano, però sono soddisfatto del secondo tempo, della reazione, con questa voglia, con questo entusiasmo che abbiamo avuto nel secondo tempo e soprattutto questa attenzione. Secondo me potremo disputare un campionato di tranquillità, altrimenti faremo davvero fatica se continuiamo a essere quelli del primo tempo. Allora, noi dal nostro punto di vista, giustamente ha già detto lei, siete venuti in casa una squadra che è abbastanza portata, si è comportata molto bene la Caronnese, voi si vedeva che c'era qualcosa che non andava, lei giustamente ha detto, li conosce i suoi ragazzi, i giovani un po' impauriti. Nel secondo tempo si è visto subito che piano piano avete preso in mano le redini nella partita. Però poi lo dirò anche a mister Cotta, ci ha messo del suo anche la Caronnese, con poca testa, sbagliando cose facili e giocando sul 2-0 non con la grinta del primo. È quello che abbiamo fatto noi nel primo tempo, quindi è ovvio che ci sono stati un tempo per parte, loro sono riusciti a fare due gol, noi no. Credo che l'inizio di campionato sia un po' anche questo, le squadre non sono ancora al 100%, soprattutto a livello fisico, quindi ci stanno dei cali durante la partita. Ripeto, il nostro è stato sicuramente nel primo tempo un calo di paura, abbiamo avuto davvero paura su queste palle da fermo, è già il terzo gol che prendiamo su palla da fermo. Dobbiamo migliorare lì, però ripeto, l'entusiasmo, la voglia, l'aggressività che abbiamo messo nel secondo tempo mi fa ben sperare per il futuro. Gentilmente, mi dà un giudizio sul suo ex giocatore? Ora della Caronnese Greco. È uno dei centrocampisti più forti della categoria, è un giocatore davvero di grandissimo livello, è bravissimo nelle due fasi di gioco. Chi ce l'ha ha una fortuna in mano. È vero, la ringrazio. L'ultima cosa, la società cosa le chiede? Che piazzamento? Cosa dovrà fare il Sant'Anna? Noi dobbiamo cercare di rimanere in categoria quest'anno per poi provare magari l'anno prossimo a costruire qualcosa di più. Siamo una squadra giovane, come avete visto anche voi dalle date di nascita dei giocatori, e quindi dobbiamo lavorare tanto. Mister, grazie e un bocca al lupo. Centrale della Caronnese, l'abbiamo chiamato in extremis, visto che il campionato scorso mai siamo riusciti a portare i nostri microfoni. Stimato dal sottoscritto, t'ho visto e giudicato l'anno scorso, oggi ancora uno dei migliori sia in avanti che indietro. Partita double face, primo tempo una squadra sola in campo, tutto vi riusciva bene, quelli paurosi, giovani. Secondo tempo, ditemi voi cosa è successo. Ma l'analisi della partita l'hai fatta giusta te, il primo tempo penso che abbiamo fatto un bel calcio, tante occasioni da gol, siamo riusciti ad andare in vantaggio, l'abbiamo gestita bene, potevamo chiuderla già nel primo tempo. Il secondo tempo ci siamo un attimo tirati indietro, loro si sono alzati giustamente, secondo me l'unico errore che abbiamo fatto è che dovevamo gestire meglio la palla. Pur andando un po' in difficoltà abbiamo creato delle belle occasioni, dopo loro hanno riaperto la partita con una bella punizione. Però penso che alla fine il tenere duro e vincere queste partite può essere un segnale positivo. Sì, ai punti meritavate voi, però loro, visto che hanno lasciato lì col numero 9 a mezzo metro dalla porta. Poi volevo chiederti un'altra cosa, dal lato della tua esperienza. I gol sbagliati, diciamo, capita a tutti, non è un'accusa la mia, dai tuoi compagni, non è anche un po' questione di testa? Ma sai, essere un po' rilassati. Ma no, secondo me non è questione di rilassamento, te devi sapere che davanti giochiamo con un 91 e un 93, quindi un po' di inesperienza ce l'hanno, la cinicità sai si acquista con il passare delle giornate, però penso che da sottolineare la prestazione della squadra, l'unione, la forza, il sacrificio del compagno per un errore che può fare il suo compagno, quindi è queste cose le che vanno apprezzate. Vabbè, dimmi un giudizio, come ti sei trovato e come ti trovi tuttora nell'ambiente caronnese? Penso che giocare nella Caronnese, tanti vorrebbero giocare nella Caronnese, anche perché la società ha una stabilità fondamentale per poter far crescere i giovani con un'ossatura di vecchietti, tra virgolette, quindi mi trovo bene, sono contento di essere rimasto qui da dicembre l'anno scorso e speriamo di far bene. Una precisazione che non conta, io ti avevo visto giocare anche a Gallarate, comunque in bocca al lupo. Crepi, grazie.
Dopo tante richieste, Walter Vago, il direttore sportivo della Caronese, è venuto da noi. Abbiamo alcune domande da fargli. Parte la partita, che è finita come è finita, con la vittoria. Palpitazioni non per i cuori deboli. Primo tempo, giudizio breve il tuo. Primo tempo Caronese, unica squadra in campo. Secondo tempo un calo, non lo so, mentale. Loro si sono un po' ripresi. Avete sfiorato 3 volte, 4 volte, 5 volte il 3, loro hanno fatto il 2-1 e a momenti vi pareggiano la partita. Solo un piccolo commento. Niente, come diceva lei, innanzitutto buonasera a tutti, non è che non vengo da lei perché non voglio venire, sono scaramantico, ma non perché sono così prezioso, non sono prezioso affatto. Primo tempo è partito forse troppo bene, 15 minuti, 2 gol. E poi con la possibilità di andare in vantaggio ancora sul terzo gol. Sono quelle partite che io vado più avanti, la squadra è giovane, i ragazzi in campo sono bravi, però la gestione della gara probabilmente non ce l'hanno ancora bene in mente alla cotta, cioè quando c'è da accelerare accelerare, quando c'è da rallentare rallentare. Quindi diciamo che noi abbiamo fatto tutto noi, l'arbitro ha regalato questo calcio di punizione battuto in maniera magistrale, abbiamo preso il 2-1 e lì dopo, sai, tutte le squadre diventano forti se hanno un po' di gamba, se riescono a far confusione, se ti mettono in difficoltà. Va bene, adesso parliamo del tuo lavoro. Campagna acquisti, pensi che ha soddisfatto sia l'allenatore che la dirigenza che i tifosi della Caronese? Come ho già detto più volte, io ho fatto una campagna acquisti molto equilibrata. Noi abbiamo un lavoro qui a Caronno che è iniziato circa 3 anni fa, quindi se ben leggete i nomi, quando si acquistano sono sempre 2-3 e questi giovani che cerchiamo di far maturare, ma soprattutto di accaparrarci dalle società importanti come può essere quella della Cremonese. Hai un buon feeling con la Cremonese? Ma sì, con tutti, non solo con la Cremonese. Oh, vedo con che la Cremonese, il Monza. Sì, sì, no, beh, non volevo essere riduttivo. No, per essere riduttivo, però non è che andiamo solo lì, anche perché bisogna sostenere dei costi, perché i ragazzi mantenerli qui comunque per la società ha un costo. La società, il presidente, il consiglio ha chiesto controllo nel budget. Il nostro lavoro che avevamo già fatto in precedenza, quindi la Caronese ha 13-14 giocatori di firma che ogni giorno entrano nella lista dei giocatori convocati. Sai, dopo è normale, se è l'anno che non puoi prendere dei giocatori ne prendi altri e cerchi di costruire qualcosa su quello che hai. Ancora 2 domandini brevi, anche le risposte. Di chi è il merito dell'acquisizione di Greco? A chi va il merito? E questo posto me lo devo dire, mi devo dire bravo da solo. Ti dai del bravo da solo. La mia piccola osservazione, tu mi conosci, la Caronese la vedo, anche gli allenamenti, ho inquadrato bene un po' tutto. Sì. Secondo il mio modesto parere, non voglio passare per presuntuoso, alla Caronese non faceva utile un giocatore di categoria, sì. Segui bene le mie parole, non che ha fatto la Serie A, la Serie B, di sì. Categoria. Ti faccio un nome, sì. Spampatti. Ma lei ma mi faceva magari anche comodo un altro giocatore che ha un'altra società vicino a noi, che è Moretti, ma mi facevano comodo altri giocatori. Il problema non è, è troppo facile fare le considerazioni. Io intendo dire, per me, scusa Walter, sì. Permesso. Adesso non parliamo come, non pensiamo di essere supermercato, no, perché è un bel dialogo, esatto. Cerca di capirlo. Sì. Invece di 2, io prendevo Spampatti, no? Che oltre quelli che innanzitutto noi stiamo valorizzando tantissimo Moreo, che è un giocatore importante. Su quello non si discute. E per valorizzare un giovane in un certo posto devi comunque fare un certo tipo di atteggiamento sul mercato e all'interno della rosa. Ma non solo Moreo, noi abbiamo Ferré.
Quindi dobbiamo valorizzare ciò che noi abbiamo. E dopo possiamo dire di tutto, possiamo prenderci Spampati, possiamo prenderci Moretti, scusa, possiamo prenderci Bonomi, possiamo prenderci chiunque. No? I giovani, tu sai che hanno gli alti e bassi, io giocatori quel genere lì intendevo, prescindo da Spampati, assicurano 15 gol all'anno. Sicuramente ci farebbe comodo, sicuramente ci farebbe comodo, ma comunque le scelte vanno fatte con la società e con il budget che c'è. Va bene, allora spero in una prossima tua venuta da noi, non quando la Caroni, io le auguro che la Caronese vincerà sempre, ma anche se pareggia vieni. Ma io non vengo non perché pareggio. Sì, lo so. Bocca al lupo. Buonasera.